L'ex sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, è stato rinviato a giudizio per abuso. L'udienza davanti al Tribunale Collegiale di Pescara prenderà il via il 26 marzo prossimo. La vicenda è quella relativa al concorso per l'assunzione di Guido Dezio, ex braccio destro dell'ex sindaco di Pescara D'Alfonso, come dirigente comunale a tempo indeterminato. Il GUP Guido Campli ha inoltre condannato a 4 mesi Guido Dezio, accusato di falso, e ha assolto i 3 componenti della commissione d'esame per il concorso da dirigente amministrativo, Vincenzo Montillo, ex segretario generale del Comune, e gli avvocati Paola Di Marco e Carlo Montanino. Il PM Paolo Pompa aveva chiesto il rinvio a giudizio per D'Alfonso, 8 mesi per Dezio e per i 3 componenti della commissione, accusati di concorso in abuso d'ufficio, 6 mesi. Secondo l'accusa, D'Alfonso avrebbe procurato intenzionalmente a Dezio, accusato di falso, un ingiusto vantaggio patrimoniale, violando le norme di legge che disciplinano l'accesso alla dirigenza del Comune. Per l'accusa, Dezio avrebbe invece falsamente attestato alla commissione d'esame di aver ricoperto incarichi equiparati a quelli dirigenziali e di ricoprire allo stato attuale un incarico dirigenziale presso pubbliche amministrazioni per un periodo di almeno 5 anni. Guido Dezio è stato condannato per la sua autocertificazione relativa al periodo di lavoro svolto alla Regione. Adesso, ha commentato l'avvocato Marco Spagnuolo, uno dei legali di Dezio, valuteremo perché è stata ritenuta in parte non veritiera questa dichiarazione. I legali di Dezio, infatti, probabilmente faranno ricorso in appello.